Allora, ciao a tutti, sono Antonino Iaria e cercherò di essere sintetico nella mia presentazione. Il mio intervento lo vorrei dividere velocemente per quattro punti. Un breve excursus sulla mia professione, su quello che faccio, cosa mi piace appunto del movimento, del perché voglio fare appunto il consigliere comunale o candidarmi appunto per questo ruolo e il perché credo che questo movimento fatto di persone diciamo comuni o persone cittadini che si vogliono avvicinare a una politica vera può funzionare. Dal punto di vista lavorativo io appunto come ho detto sono un architetto ma con una specializzazione per come utilizzatore di un software che permette di fare analisi territoriali e questo, diciamo, questa specializzazione mi ha portato a lavorare come consulente per enti pubblici, studi di architettura, Politecnico di Torino e dico questo perché lavorando appunto per questi enti come la provincia di Torino io ho toccato vari argomenti che noi come movimento trattiamo, quali per esempio la TAV, la TAC, che poi sono la stessa cosa chiaramente, ma c'è sempre un po' di confusione su questo argomento e appunto come dicevo tutto il sistema integrato della gestione dei rifiuti e una parte che riguarda la programmazione urbanistica, piani regolatori eccetera. Quindi diciamo che il mio curriculum lavorativo mi ha portato a conoscere dei problemi ancora prima di diciamo conoscere il movimento. Io ho partecipato attivamente al meetup e poi al Movimento 5 Stelle dal primo V-Day, poco prima del primo V-Day. E diciamo questi argomenti che mi interessavano li ho conosciuti anche se non proprio diciamo non in maniera super approfondita ma appunto come collaboratore prima di questa occasione. Devo dire che appunto conoscendo questi argomenti è stato per me naturale avvicinarmi all'idea del movimento perché ho scoperto che in fondo ci si stava dando un'immagine e delle soluzioni che non sono, attuabili e non sono ecologicamente sostenibili. Quello che ho incontrato nel movimento e quello che mi è piaciuto di più è il concetto di fare rete, cioè quello di superare la possibilità di dover delegare, trovare una persona che delegare a una sola persona la capacità di risolvere tutti i problemi molto complessi che la nostra società ci propone. Questo superamento si può fare attraverso creando appunto una rete di conoscenze e usando internet come strumento per valorizzare questa rete di conoscenze. Questo è un aspetto del movimento che per me ha sempre funzionato, funziona ed è l'aspetto migliore che tutti noi del movimento dobbiamo portare avanti. Quello che un pochettino mi preoccupa e lo dico anche spesso è che quello che si vede da fuori che noi trattiamo problemi complessi in maniera molto semplicistica. Questo non è tanto vero anche se purtroppo quello che esce di noi sono sempre slogan come appunto essere no contro tutto, cioè essere contrari a qualunque tipo di innovazione. Quando se si scavasse più a fondo si vede come il lavoro all'interno del movimento è quello di coinvolgere persone che hanno una certa competenza e specificità sui vari argomenti che propongono soluzioni alternative non attuabili, non di fantascienza. È chiaro che e questa è la mia cioè nel mio primo la prima aspettativa e il mio primo compito che voglio appunto portare avanti come appunto consigliere è questo di
creare un gruppo più, più ampio possibile e con la possibilità di contattare le varie specialità per affrontare i vari problemi complessi anche del Comune di Torino. No, già finito.